Buonasera, buonasera a tutti. È stato dato il compito a me di fare le introduzioni, quindi sono, insomma, eccomi qua a fare le introduzioni e do il benvenuto a tutte le persone che sono qui con noi e a chi ci dovesse ascoltare sulle dirette. Io sono Daniele, geografo all'Università di Bolzano. Sono qui per dare il benvenuto anzitutto a Céline Carritois e a Lynn Sutter, che sono le nostre ospiti questa sera. Sono le registe di Resumes, il film che stiamo proponendo, di cui abbiamo parlato sui social da un paio di giorni. Benvenute. Buonasera, Welcome. buonasera. Ciao, buonasera. E devo fare le presentazioni delle altre persone che sono qui con noi e vado sulla base di come le vedo nello schermo, quindi vedo Hélène Castanelli, la direttrice del Bolzano Film Festival Bozen. Buonasera Hélène. Buonasera. Eleonora Mastropietro, geografa dell'Università di Milano e scusate, cofondatrice con me di La Fournaise. E Buonasera. buonasera. Heidi Gronauer, la direttrice della Scuola per Documentario Zelig di Bolzano. Buonasera Heidi. E Buonasera. poi abbiamo Silvia Dal Negro, voi vi dico tutto in fila, Silvia Dal Negro, Daniela Veronesi, e sta comparendo Ruth Widesoth. Sono onoratissimo di queste mie tre colleghe alla Libera Università di Bolzano, sono esperte linguiste, tutte e tre. Buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. E allora, questa sera siamo qui per parlare del film di Céline e di Aline. Siamo qui per parlare di Resumes e l'occasione di parlare di Resumes arriva dall'idea che abbiamo avuto con questo gruppo di colleghe, soprattutto Leonora, Silvia e Daniela, di proporre al Bolzano Film Festival una sezione speciale sulle piccole lingue doc, una sezione sui film che trattano, usano le lingue minoritarie, le lingue di minoranza. E il festival ha accettato di fare questo esperimento con noi e quindi c'è una call aperta in questo momento di cui parleremo sicuramente fra poco. Perché stiamo in questo momento raccogliendo proposte, raccogliendo film per completare questa sezione speciale che accompagnerà il festival nella prossima edizione. Forse Hélène, magari vuoi darci il benvenuto da parte del festival che non solo ospita la sezione, ma anche questo evento stasera. Buonasera a tutti presenti di questo evento online da parte del Bolzano Film Festival. Per noi questo evento è veramente anche un evento speciale perché è uno dei pochi che siamo riusciti a svolgere quest'anno, in quest'anno molto difficile per noi, ma come per tutti che lavorano nel settore di cultura. Forse due parole sul festival per sé, perché il festival è stato fondato nel 1987 da Martin Kaufmann e dall'inizio già era strettamente collegato alle lingue, perché in quei tempi lì era assai difficile presentare il cinema d'autore in lingua tedesca in Italia, cioè anche sul nostro territorio. C'erano i film di casetta, c'erano i film dei grandi major, ma film d'autore era abbastanza difficile. E così nell'ambito del festival si è riuscito a presentare anche film di Fassbinder e vari autori tedeschi, e in parallelo col cinema d'autore italiano. E questo dagli inizi fino ad oggi il nostro festival è sempre bilingue. E sempre allora le lingue sono sempre anche importanti per noi. L'anno scorso, sì, abbiamo iniziato con voi della Libera Università di Bolzano, siete a creare l'idea di
inserire anche una sezione che parla delle piccole lingue nel nostro festival, e il territorio dell'Alto Adige ospita anche certamente una piccola lingua, perché la terza lingua ufficiale del nostro territorio è il ladino, e così per noi è qualcosa che apre, che arricchisce il nostro festival, e speriamo tanto che questa edizione non è stata possibile di portarla al cinema in tutta la sua forma, ma in aprile del 2021 speriamo, e anche io ci credo, che possiamo presentare questi film insieme a tutti gli altri. Elena, grazie, penso che abbiamo tutti molta voglia di tornare in sala, e di tornare anche al cinema, di tornare anche a incontrarci dopo i film davvero, a guardarci da vicino se ti è piaciuto, e chiederti chi è. Quindi penso che sia una cosa alla quale guardiamo tutti con impazienza, ecco, insomma. Grazie da parte nostra di aver dato così, creato con noi questo spazio, questa possibilità per questa call che è ancora aperta. E magari Eleonora, hai voglia di dire due minuti di cosa si tratta in questo momento, la call, come funziona, e poi magari iniziamo a parlare delle piccole lingue. Allora, buonasera a tutti. La call è una call molto semplice, ha delle regole più larghe, diciamo così, di quelle del festival, delle sezioni vere e proprie del festival, più larghe nel senso che la call è aperta a film anche di qualche anno fa, non ci sono limiti temporali, possono iscriversi film, documentari ovviamente, di ogni anno, diciamo così, e di qualsiasi durata. Ovviamente saranno privilegiati nella selezione film che non sono ancora stati proiettati in su Tirolo e film, diciamo così, più recenti, ma la selezione al momento è aperta veramente a tutti, ed è aperta sia a documentari che trattano, come il film che stiamo ospitando questa sera, direttamente il tema delle lingue minoritarie, cioè che tematizzano il problema delle lingue minoritarie come argomento del film, ma anche documentari che usano le lingue minoritarie come lingue parlate, senza tematizzare la questione direttamente. Per cui una call veramente molto aperta, che rimarrà aperta fino al 30 di dicembre. Al momento sono arrivati molti film da tante parti del mondo, alcune lingue francamente non sapevo neanche che esistessero, quindi mi devo chiedere alle linguiste aiuto a volte rispetto alle cose che stanno arrivando, e speriamo che sia una bella selezione e che possiamo davvero farla dal vivo. Ecco. Ed è aperta fino al 30 di dicembre, non so più se l'ho detto oppure no, ma fino al 30 di dicembre. E chiediamo aiuto alle linguiste, quindi, qui insomma siamo vicini a questo gruppo di linguiste, anche perché sono le promotrici di un corso di studi speciale che c'è all'Università di Bolzano, che si occupa solo di questo. So che non vi piace farvi pubblicità, ma fatevi pubblicità, e quindi adesso passiamo la parola alle linguiste e io mi taccio. Grazie Daniele Ietri. No, allora, non ci facciamo pubblicità, ma questo possiamo motivare tutta questa iniziativa dal fatto che effettivamente questo neonato corso di laurea magistrale in linguistica applicata ha tra i suoi punti di interesse proprio le lingue di minoranza, la documentazione di lingue di minoranza, di piccole lingue, di lingue in generale. E quindi quando insomma c'è stata l'occasione, e visto come appassionate di cinema tutte, credo, abbiamo voluto trovare un collegamento. Allora, diciamo che i nostri studenti, tra le altre cose, appunto imparano la documentazione linguistica come, diciamo, come ambito di lavoro però scientifico, quindi
la documentazione di lingue, tipo quella di cui parlavamo prima, fuori onda, quindi lingue con pochi parlanti in via di estinzione, usando però le metodologie, le tecniche diciamo della linguistica e della sociolinguistica. Chiaramente è fondamentale che anche un linguista sappia poi comunicare con... sappia comunicare sia fuori dalla comunità sia dentro la comunità per rendere anche le comunità consapevoli delle loro peculiarità linguistiche, cosa che non è sempre detta, no? Normalmente. E film come quello, come Resumes, ad esempio, che mi è piaciuto tantissimo, dico subito, proprio mi è strapiaciuto, come dire, è un... ha un punto di vista diverso rispetto a quello che fa un linguista, però c'è un punto di incontro, perché la capacità poi di entrare nell'empatia di cos'è una piccola lingua. Ecco, e poi questa questione della piccola lingua sul quale io mi sono fissata all'inizio, che doveva chiamarsi così la sessione e non tanto lingue di minoranza. Allora io mi sono detto, una piccola lingua, il concetto di piccolo è un concetto relativo, è sempre piccolo rispetto a qualcos'altro. E piccolo, una lingua piccola è una lingua che è sempre per forza di cose anche in minoranza in qualche modo, perché i parlanti di piccole lingue devono poi parlare sempre una lingua grande per poter uscire da un piccolo gruppo, però una piccola lingua ha qualcosa in più, perché la piccola lingua mi è una lingua che come dire, è strettamente legata a una serie di cose, ad esempio a un luogo, ad esempio delle persone, a una comunità, a un momento della propria vita, e secondo me in quel film tutte queste cose sono rappresentate, quindi c'è una è un groviglio di significati che vanno oltre al fatto di usare la lingua per comunicare come stiamo facendo adesso. Una piccola lingua ha dentro anche tutto questo. Poi, e chiudo quasi, possiamo parlare di piccola lingua anche in assoluto, perché sono lingue con 10 parlanti, 100 parlanti, non è una piccola lingua, un migliaio, un paio di migliaia di parlanti, questa è una piccola lingua vera in qualche modo e che può essere molto interessante studiare e in qualche modo mostrare cosa vuol dire parlare una lingua così piccola. Poi magari Ruth ci racconta qualcosa di più. E in quel film, secondo me, questo è rappresentato benissimo, benissimo. La lingua come casa, la lingua come luogo, come luogo dell'infanzia, molto bello. E non so più a chi dovevo dare la parola, ma... me la prendo io la parola. Andiamo di Resumes. Però... Ok, bene, mi sa che con le parole, grazie Silvia e anche Daniele e Eleonora, insomma, stiamo entrando un po' nel vivo della questione, quindi io vorrei cominciare la nostra conversazione con le due registe che abbiamo con noi, con una domanda un po' anche generale, cioè sul perché hanno scelto di realizzare questo documentario, di mettere il focus sul romancio, come sono arrivate a questa decisione, questo anche per capire un po' il contesto in cui si inserisce il loro lavoro. So, I would like to start the conversation with both of you, Aline and Celine, with a very simple question, but which might be useful to understand the context of your work, namely, what were the reasons that led you to think about this documentary about Romance, a minority language? How did you arrive to this decision? What were your goals? What did you have in mind when you first thought about it? Yeah, perhaps it's better that Aline speaks about this first, because if you have seen the film, you can understand that she has a link with this language. And for me, I can talk a bit later after her personal link of the with this film and with this subject. But it was also important to be a bit inside and outside this language. And that's it also why we are two and what is our point of view. But perhaps you can explain your link with your grandmother. Sure. I just feel it kind of disappointing to turn into English because I love hearing Italian, but unfortunately I can't speak it. So sorry about that. Celine would have been able, but I'm not. Even though it's kind of easy to understand for me, I can try to make a bit in Italian. So let's do it in English.
Yes, as you know, if you've seen the film, Romance is My Mother Song, in also the case that it has been spoken by my mother to me and my two brothers. And it actually comes from my grandmother. So my grandmother is the only one in my family who actually grew up in Graubünden. And she was a really strong defender. She's still alive, a really strong defender of the language. And she always spoke Romansh with her children. It was actually not even a choice. It was really spontaneous. And then my mother spoke Romansh with us. But you should maybe know that my mother and myself, none of us grew up in Graubünden. So it's a language that we've been taught outside of the region where it's spoken. Mm-hmm. And I never realized that this was kind of a special situation until we started this project. And we didn't start it because we wanted to, it wasn't, the reason why we were interested in this language came when my elder brother was about to have a child that was already 14 years ago. And he was in a relationship with her wife, who is Chinese. And they had decided before the child was born that she was going to speak Chinese with her, and that he was going to speak Romansh. It was because my brother is really stubborn somehow. He really wanted her child to speak Romansh. So Céline and I were wondering what this would change in this little daughter's everyday life, and also in her character, that she would be able to speak one of the main languages in the world. It's Mandarin, one of these four Chinese, and one of the very tiny language that is being speaking in the world. So that was, we had this this question about language and identity, and this came right after Céline had made her first documentary film, which maybe you will talk about later, okay, which is also linked with identity. And maybe, sorry, the last thing that I lived in Barcelona for a year because I was studying Spanish at the university. And I was really amazed how people there would defend Catalan and how different this was from the situation in Switzerland with Romansh. Mm-hmm. And it made me realize that I somehow also wanted to know more about my own language and maybe defend it somehow, not in a political way maybe, but in with my tools, which are maybe more artistic. So yes, these are kind of the... And perhaps what I can say also is the link with the landscape of this region in Switzerland. It's really an amazing landscape, but also it speaks about the link with the language. And when we, as we are friends from the childhood, I came in the family of Aline since we are like 6 or 10 years old. And I can also see these landscapes and see how these mountains can make a sculpture with the language. And that was also something important. And it was the point of view of my first film. And then when we talk together, we say, okay, there is something between what we can see, what we can film of this area, and what we can hear. And we can do a film with that. Because I actually knew nothing about Romansh outside the language that we were speaking at home, which is a very specific Romansh from one very specific village. And I never also realized that I actually had a French accent while speaking Romansh. I thought I spoke it perfectly and no one would even notice. But I'm kind of an alien, a really strange person there, because I speak Romansh from this village with a French accent,
never happens, actually. Yeah, and what is important with that is that we realize also that there it's a change to make like a link between the French part of Switzerland and this part, because nobody can do this link. There is a lot of link between a German part and a Romansh part, but no link between the French part and Romansh part of the Switzerland. Mm. And that was interesting. And for a more global way of the interest about this language, Aline says about Barcelona. We also make the editing in Barcelona with someone who speaks Catalan. The editor speaks Catalan, and then he can understand what is happening in the image and in the shooting. And it was good for us to say, okay, we can film like we are in the country. Everything is like you know, protected, and we have money to sustain the language, and then it could be like thinking about the emotional link we have with this this language, and not all the politic problem other minority language had. Mm-hmm. And then for the Catalan part also of the Spain, it was interesting to say, it can exist to just talk about this and think about this, and not always being fighting about this thematic. Mm. And it was also interesting, just sensible link with the language. Okay, thank you very much. I think you touched several points that we will discuss more later on. But you also mentioned varieties of Romance. So I think at this point, penso che a questo punto, dopo aver sentito le registe anche parlare di diverse varietà della stesso Romance, forse possiamo sentire Ruth Videsot, che magari ci spiega un po' meglio com'è la situazione in Romance, anche il ladino, magari le parentele, le famiglie linguistiche, insomma, per capire un po' meglio di che cosa stiamo parlando. Sì, certo. Allora, intanto, buonasera e di lando l'invito. Buonasera, Angelina Pert. E allegra a tutti e a tutas la Tigri Jones. Intanto, prima di tutto, vorrei fare i complimenti alle registe, perché intanto per il bellissimo film, ovviamente, ma perché hanno saputo dare a questa lingua i giusti attributi per descriverla e hanno anche fatto vedere al pubblico che è una lingua minoritaria, ha delle caratteristiche, anche delle caratteristiche di una lingua maggiore, se vogliamo chiamarle maggiori, ma per fortuna ha anche tante peculiarità di una lingua minore. E ovviamente un punto, diciamo, cruciale per essere definita tale, come ha detto anche Silvia prima, è sicuramente il fatto che queste lingue hanno pochi parlanti. Se noi pensiamo al retromanzo, siamo più o meno, adesso dico un numero non molto preciso, però sono 600.000, anche se Wikipedia ne indica un po' di più, che mi sembra un po' azzardato. Se però torniamo indietro nel tempo, storicamente il numero alto non è così azzardato, perché un tempo era un'area, diciamo, il ladino comunque è una lingua antica ed era copriva un'area molto ampia, molto vasta. E cos'è successo? È successo che con le migrazioni dai popoli ebbero inizio questi processi di germanizzazione, più tardi poi i processi di italianizzazione, e sono rimasti questi piccoli hotspot, se vogliamo usare un termine attuale, queste piccole isole linguistiche che abbiamo tuttora. Quindi abbiamo il Romancio, dei Grigioni, con più o meno, adesso magari le due registe mi aiuteranno, dai 45 ai 50 mila parlanti, l'area delle Dolomiti, dove abito io, con il minor numero di parlanti, siamo più o meno a 34 mila, e poi abbiamo il Friulano con molti parlanti, più o meno 500 mila. Quindi mi sembra anche interessante in questo contesto che siamo riusciti a radunare per ogni varietà romanza o dei rappresentanti, in contesto che non succede molto spesso. E proprio in questo contesto mi sono anche chiesta, sicuramente qualcuno si chiederà, ma voi quando vi parlate, vi capite? O
Quando parlate tra di voi, come parlate? Questa è una buona domanda. Intanto, quindi ci sono, cosa accomuna queste lingue, queste varietà, queste tre varietà romanze? Vi posso garantire che, a parte le tre macro aree, quindi romancio, ladino, dolomitico e friulano, all'interno di queste macro aree ci sono tante varietà, tanti idiomi, e all'interno di ogni idioma ci sono poi anche altre micro varietà. Quindi se voi passate in Val Badia e andate ad ascoltare nei bar come parla la gente, vi rendete conto che in ogni paese si parla un po' diversamente. E questo è anche il bello, no, di una lingua minore, di una piccola lingua. E questo lo dimostra anche molto bene il documentario. Quindi le interviste fatte ai vari personaggi sono interviste fatte alle varie varietà. E qui mi viene in mente anche la scena del poeta, dello scrittore, che dice io mi sento a casa quando parlo romancio, però quando posso parlare in engiadinese, se sento parlare sur Silvan è già un'altra storia. E questa è una cosa molto, molto interessante, molto bella. Però io vi assicuro che quando io sento parlare in sur Silvan, oppure sento parlare Daniele in friulano, benché non riesca magari a capire, a seguire tutta la conversazione perfettamente, mi si apre comunque il cuore all'istante, perché sento che la persona davanti a me sta parlando in una lingua a me molto cara, a me molto intima e molto familiare. E, beh, quindi a parte, diciamo, gli aspetti emotivi, ci sono ben altri aspetti che accomunano le tre varietà retoromanze, ovviamente aspetti linguistici, intanto le basi lessicali, il retoromanzo comunque è una lingua romanza di matrice latina e ha fatto sì che comunque queste tre lingue abbiano delle basi lessicali, come hanno anche delle basi sintattiche e grammaticali. Però non voglio annoiarvi con questioni troppo asciutte di linguistica sul ladino. Se io dico per esempio Bagnudes e Bagnus e Buonasera Duce Adutes, penso che un friulano o un romancio possa capirmi perfettamente. Magari condivido con voi un tratto tipico che accomuna comunque queste macro aree, come le vogliamo chiamare, un tratto grammaticale, la famosa desinenza in S del plurale, per esempio. Mi riallaccio a un esempio molto conosciuto, non per la sua tipicità linguistica, ma perché è una manifestazione sportiva abbastanza che fa il giro del mondo ogni anno, la Maratona delle Dolomites, che facendo ogni anno, è un evento sportivo annuale, facendo il giro del mondo, comunque porta con sé, senza saperlo, o magari lo sa, una tipicità del ladino che è una tipicità del retoromanzo, quindi questa Dles Dolomites, questa terminazione in S che si discosta dall'italiano delle Dolomiti. E quindi anche questa è sempre una bella cosa, no? Quando la lingua riesce a dire di più di quello che è con un semplice titolo di un evento sportivo. E questa ricerca delle assomiglianze tra le tre varietà è iniziata, possiamo dire, proprio quando è cominciata la produzione scientifica sul ladino. Quindi i primi linguisti che si sono occupati di descrivere le tre varietà hanno comunque anche sempre cercato di capire quali fossero i criteri da adottare per descrivere le lingue come lingue retoromanze. E un'ultima considerazione, magari non troppo linguistica, che vorrei fare è sempre riguardo a al rapporto del ladino con il romancio o con il friulano, è l'aspetto prosodico della lingua o questa melodia della lingua, che a mio avviso questo aspetto prosodico è un tratto molto peculiare, molto rappresentativo del romancio. Ed è anche un aspetto che si evince, secondo me, molto bene anche dal film. Se non mi sbaglio, sono due le intervistate che comunque parlano, no, della musicalità della lingua, di questi aspetti prosodici che sono tipici del romancio, ma non solo, direi del retoromanzo in generale, forse perché è una lingua, in primis è una lingua parlata, quindi è una lingua vissuta, e nel vissuto ci sono molti elementi prosodici anche per esprimere al meglio il vissuto. E quindi ho sentito molto questo legame con la musicalità e con la melodia della lingua.
anche come diciamo l'ultima intervistata, la musicista angiadinese, a parte che lei è appunto una musicista, ma lei riesce proprio a esprimere al meglio questo legame della lingua minoritaria con il suo effetto melodico o prosodico. Volevo concludere con questo aspetto un po' più divertente, non troppo linguistico. Non so se volete che vi racconti altre cose sul romancio, ma magari dopo c'è tempo, c'è spazio per altri, diciamo, interventi più sulla lingua, ecco. Vorrei dare magari più spazio comunque alle protagoniste di questo evento. Grazie mille Ruth, tra l'altro hai toccato delle questioni anche sul suono della lingua, che poi penso anche su cui Heidi Ronauer avrà da dire delle cose. A me veniva in mente in questo momento che qui stiamo parlando della lingua di minoranza che viene presentata, diciamo, introdotta al grande pubblico con uno specifico medium, che è quello del documentario, che quindi non è né il film di fiction, non è un volume, diciamo, un saggio scritto, quindi o un altro medium. Quindi qua entrano poi anche in gioco delle questioni, penso, cinematografiche, filmiche, delle decisioni che come regista uno deve prendere. Quindi adesso passerei la palla di nuovo a Daniele e Eleonora, che sicuramente avranno delle domande su questi aspetti più di realizzazione, di regia, appunto, alle nostre due ospiti. Magari vado io. Perdonatevi se vi chiedo in italiano, ma ho capito che funziona lo stesso. No, io avevo una domanda molto pratica sul film. Io avevo visto il film nel 2015, credo, a Trento, dove avevate vinto l'Agenziana d'Argento, credo. E me lo ricordavo molto bene. L'avevamo visto in sala e eravamo rimasti molto colpiti. Film che ha una vita lunghissima. Ha iniziato forse nel 2015 proprio, e sono passati 5 anni ed è un film che è andato molto in giro, credo. Mi chiedevo se è stato facile portare in giro questo racconto, se c'è un'attenzione nel mondo del documentario a progetti di questo tipo, fin dove siete arrivate con il film, e poi ho un'altra domanda sul dopo, ma magari prima questo. Allora, then for the diffusion of the film, you're right, it's very long. We are also really happy that we could also to have this discussion, have all this commentary on the film and meet all these people who had something to say about a little language like this. And we were it was long to do the film at first. Perhaps it can be related, the time you make to do the thing, and perhaps the time it could be alive. Like, we worked for a few years to meet the people and to write, to find also money, etc. And then it was long to meet the good people to film. As you had said before, we wanted to represent also this different kind of romance, and then we meet a lot of people. And then the diffusion, yes, it's now very long. We also make a discussion with Washington like a month ago. Then it was also good to touch other part of the world, and we could do a lot of projection also in Iran, in Korea, I think in Italy also it was really I think it's the country we have made the most screenings. I don't know exactly why, perhaps because this language is really related to Latin words. I don't know, perhaps it's a bit deconstruct how I answer, but it's freezed. Ah. Can you hear us? Yes. I think okay. We lost the connection. Okay.
Then your question was how long perhaps the different country showed the reaction we could have in different places, or yes, perhaps what is interesting to speak about is some part of the world react on part of the film, and it's always different. For example, the countries where political link with the minority is complicated, react very much on the part of the film where Jury, the poet, agriculture poet, speaks about being told an extremist. He wants to speak. It can touch the people there. It's freezing again. Are we losing the connection? For us, it's okay. Ça va. Okay, but we your faces are okay. No, now it's fine. Okay. Because the film it had been screened really quite well several times, maybe like 15 times in different places all around Russia, thanks to the Swiss embassy that really supported the film and made it happen in up in Siberia. Well, we actually went to Siberia presenting the film, and we have a really strong reaction from the public in Russia. We had very beautiful screenings there, but as Celine says, they always reacted about this extremist thing, and we never had any reaction about that. But it's a really the question that always comes in the Q&A with Russia. But what we are really happy about is that this film premiered in Vision du Réel in Lyon, which is a really very good documentary film festival. And then we have the feeling, and we are really happy about the fact that it can interest people who have a link with minority languages, but people also who just have an interest in documentary films made for cinema. So. And also, we for me, that I don't speak Romance. My mother tongue is French, and I have a Swiss German mother who never speaks Swiss German with me because she don't like this language. But for me, what is important also with this film is that perhaps you could reflect about the link you have with your own language, even if it's French or Spanish or English. It could be a reflection to say, okay, perhaps I'm not exactly the same people because I speak this language or another language, because it's related to an history and to, as I said before, the landscape, and it's related to the land where the language come. And that was also good for me to realize at some point in French what is also different in my identity with the French or other language. And also, I think it's, Switzerland is not so easy to understand, the identity of Switzerland and this country. And with this film also, because, you know, the Graubünden is a bit like the same shape as Switzerland, and also there is this five different Romansh, and we have four different languages in Switzerland. It was like, for me, it was like understanding my own identity in another way, and that was also interesting. I may have just one thing to add about the question of the diffusion. We had the chance to travel with the film to Korea, also to South Korea, and during the festival, actually Celine couldn't come with me, unfortunately, but I had during the Q&A, I mentioned that we always wanted the film to be able to reach actually anyone around the world, that it would not only be interested for Swiss people. And then the person who was moderating the Q&A asked me how long it took me to arrive to Korea, and it was kind of a 23 hours trip, and said, so I guess that you've reached your point. And I said, yeah, you actually, yes, we did. So I hope we answered your question.
Thank you. Davvero. Tu, Daniele, avevi anche una domanda? Se c'è spazio, ne avevamo parlato e ne ho un altro pezzettino. Che okay. Cosa è successo dopo Resumes? Cosa avete fatto dopo? Qual è il percorso che avete fatto dopo? Che altri film e altri progetti avete fatto? E se hanno qualcosa a che fare di nuovo ancora con le lingue minoritarie oppure no? Tutto ce qu'on a fait après, hein? Ouais, tout ce qu'on a fait après, et puis s'il y a des liens avec. Exactement. We after Resumes, we've made, both of us made a film, but not together. And it was about the topic was disability, but we had what we called carte blanche. You know, we could do anything with this topic. It was, and I worked with a girl who is dyscalculic. Maybe you know what it means. She's like dyslexic. I have no idea how we call it in English. Dyscalculia, I guess. Sì, in italiano, dyscalculia. So actually, it doesn't have a link with minority languages, but it still has a link with identity and how you project the world around you. And after we made a film together that premiered last year in Leipzig, it's a short film. It's a woman telling her life with being HIV positive and being heterosexual and her life, and it's about her maternity and kind of her resurrection. And now we have a project together, which is again more about identity. It will be kind of the portrait of a transgender woman. And we want the film to focus on also on the way you dress and how it might change the perspective on yourself and on the world about you, etc. But we actually also always wanted to go back to Romansh at some point and make a film, maybe not about Romansh, but in this region, because I think maybe I can talk for both of us. We really had a really strong connection with these people and this landscape, and we kind of miss it now that the film is already 7 years old or something. Yeah, we missed a bit also this language. Mm-hmm. And the project after, as I didn't say, we made different films. What is perhaps important, I make a lot of sound creation for 4 or 5 years now, and I'm really interested about how the language can also be a music, and that continue in our interest to take care of this kind of preoccupation, also not only with minority, but every language, and how you speak, like, says everything you had inside. And for me, it's very important, this la parole, we say la voix, la parole, in French. And then for me, it's perhaps more easy to find a way to speak about this in only in sound, but we'll see. Perhaps we make something radiophonic in Romansh, I don't know. Something also about the translation, how you can translate some radiophonic things also could be interesting. And in a more metaphorical way, I think we are both of us always really interested in giving space to minorities in general. So the people, we like to give voices to people who may not have a voice in the world in general. So yes, it's still a preoccupation, and I think all of our projects do have this focus, even if we don't think about it in as a goal, first of all. Okay, thank you very much. I think
You also touched a lot of areas, especially this last topic that you mentioned about the sound, the quality of the voice, and that kind of connects to possibly the experience and what Heidi Gronauer, the director of the Zelig School for Documentary, could tell us. Quindi tematicamente mi ricollegherei alle ultime cose che dicevano le registe anche sulla qualità della voce, del suono, quindi non soltanto le lingue di minoranza, ma in generale, diciamo, l'aspetto sonoro delle lingue, e questo ci riporta un po' forse anche, non so, tutta la problematica di come gestire le lingue quando si fanno documentari, quindi il discorso dei sottotitoli, di interpreti, e quindi chiederei, lasciare la parola a Heidi Gronauer per sentire un po' da lei, dalla sua esperienza di direttrice della scuola Zelig, anche con i progetti, con gli studenti, come si rapportano i documentaristi rispetto a questo. Sì, forse dico prima qualcosa riguardante il film, quello che hai detto da ultimo, che hai detto che vuoi dare una voce a delle persone. E credo il vostro film è così forte perché si sente l'empatia che voi da regista avete verso le persone, e si sente chiaramente la tua fortuna che tu parli romanche con loro, per cui gli dai con le tue domande in romanche lo spazio per esprimersi, e si sente proprio che loro si sentono i protagonisti, si sentono a loro agio. E quando per esempio la signora dice, quando parlo romanche, la tedesca di Zurigo, quando lei dice, quando parla romanche, cambia il viso, cambia l'espressione e cambia anche il timbre della voce, questo dice tutto, e dice anche la complessità di una lingua, e che noi ci sentiamo diverso. Io mi sento diverso quando parlo italiano o inglese o tedesco, perché appunto una lingua porta anche una emozione e un essere. E la tua, diciamo così, Neugierde, la tua curiosità e la tua voglia di dare voce agli altri, chiaramente li fa sentire a loro agio, per cui esprimersi anche così caloroso in romanche, che io che non lo comprendo, a me sembrava che ho capito tutto. Certo che mi sono aiutato dai sottotitoli, però in qualche maniera sentivo la emotività. E lì mi collego a qualcosa che è sempre tematica quando, quando noi, insomma, lavoriamo proprio con il ruolo del documentarista. E una lingua, spesso da documentarista noi dobbiamo anche fare film con delle persone della quale lingua noi non comprendiamo. E come ci relazioniamo? E quando si ha sviluppato una fiducia, che si comprende la lingua anche al di là delle parole, perché una lingua non è solo la parola, una lingua è emozioni, una lingua è come parli con il corpo, una lingua è la tua voce con la quale comunichi tantissimo. Ma si deve sviluppare la curiosità, ma anche la fiducia, che si comprende anche se non si comprende ogni singola parola che viene detto. E questo, credo che voi sapete, nella Zelig insegna in tre lingue, per cui ci sono tanti studenti che non sapevano, la maggioranza sa l'inglese, ma tanti non sanno il tedesco e tanti non sanno l'italiano. Lo imparano solo per venire da noi alla scuola. Ma magari non lo imparano nemmeno benissimo il tedesco o nemmeno benissimo l'italiano, però una cosa imparano, che c'è un docente che loro vogliono comprendere e un docente che a loro vuole comunicare. E così sviluppano anche in questo contesto della presenza di tre lingue diverse, sviluppano proprio questa sensibilità verso la comprensione, io dico sempre, al di là della singola parola.
al di là della parola. E se anche si guarda, quando noi abbiamo i seminari di presentazione del progetto, dove gli studenti devono far vedere qualcosa del loro film e devono anche chiaramente parlare, la docente dice sempre: ricordatevi sempre che nella comunicazione il 10% sono le parole e il 90% sono le immagini, quello che dicevo prima, l'emozione, la voce e la tua, diciamo, empatia con la quale tu dici le cose. Per cui questo mi sembra una cosa veramente importante, anche di avere fiducia in questo quando noi ci avviciniamo a dei protagonisti. E la stessa cosa nel vostro film, ci sono sottotitoli, non c'è la over voice che spesso noi abbiamo nei film, che io voglio sentire anche se non comprendo la lingua, ma voglio sentire appunto il suono, voglio sentire la emotività della persona. E c'è la over voice, particolarmente anche un canale molto importante, Arte, che è proprio tedesco, francese, adesso addirittura europeo, che ha come missione la diversità, no? nella produzione cinematografica, e anche loro fanno questa cosa della over voice, che in pratica uccide la singola voce e l'emozione di chi parla, né? Per cui sono molto, cioè, una difenditrice dei sottotitoli, chiaramente pensando sempre uno che lo legge, che dobbiamo dargli lo spazio e che quando lo legge anche il tempo di guardarsi l'immagine. E lì spesso i filmmaker sbagliano, no? Perché nei sottotitoli non devono avere tutte le parole che vengono dette, perché è impossibile di leggerli e vedere anche l'immagine, ma di avere il coraggio di sintetizzare, perché la comunicazione non è solo la parola che viene detto, ma tutto il resto che io voglio poi vedere quando leggo i sottotitoli. Per cui sì, e in generale si deve dire, cioè, di dare anche a un protagonista la possibilità, per esempio la signora tedesca poteva anche parlare con te in tedesco. Tu, chiedendola in romanche, lei ha risposto in romanche. Per cui spesso noi ci troviamo nella situazione, posso usare l'inglese, parlano quasi tutti, ma posso anche invitare non parlo spagnolo, posso invitare lo spagnolo, per cortesia parli spagnolo, anche se io magari ti chiedo in inglese, per lasciare al protagonista la possibilità di parlare la lingua nella quale si sente più al suo agio e può essere più se stesso. Per cui di avere questo, sì, sempre questo, anche un po' il rispetto e di avere la, qualche volta sembra più facile di poi avere la lingua inglese che parliamo tutti, ma ci riduciamo proprio a scappare, a fare la via più facile, invece di avere questo fascino proprio dei suoni diversi, suoni che non conosco, e il fascino per la complessità proprio perché ogni lingua esprime una grande complessità e unicità, e questo è insomma da mantenere. Questo posso così dire dal punto, da quello che facciamo alla Zelig, e che io, cioè, quando ho visto il vostro film bellissimo, si sentiva proprio questa, che lasciate lo spazio alla complessità e alla bellezza delle singole persone. E così io, che non lo comprendo, mi sembrava che ho compreso tutto, perché mi è arrivata questa emotività. Grazie Heidi. Forse prima di lasciare la parola a chi ci sta seguendo, volevo sentire ancora da Hélène Cristanel, che è direttrice del Bolzano Film Festival, ritorniamo un po' al discorso poi della lingua di minoranza, quanto questa è la tematica delle lingue minoritarie, insomma, è presente nei festival di cinema attualmente, o anche se è stato presente in passato a Bolzano, un po', qual è la sensibilità verso questi temi attualmente?
Ma io penso che è sempre interessante anche per noi. Io non ho mai notato, ma non sono andata in cerca anche di quello, di trovare festival che sono specializzati in lingue di minoranze, ma li ho trovati sempre. Se ricordo i festival che ho seguito, sia Solothurn in Svizzera, che piccoli festival in Germania, Austria o anche Italia, c'erano sempre dei film che sono stati presentati in lingue di minoranza. E per noi forse siamo anche un po' più sensibili, dato che il nostro territorio è trilingue, e così abbiamo anche, li notiamo forse subito, e quello che ha detto Heidi prima, per noi è anche un impegno che ogni anno stiamo anche svolgendo, perché i film vengono presentati, cerchiamo sempre di non film doppiati, per noi non esistono durante il festival, sono sempre film in lingua originale, e quello per noi è importantissimo, perché anche per me se vedo un film il suono della lingua, anche se non la capisco, trasmette così tanto che vale sempre molto di più che un film doppiato in tedesco, italiano o in altra lingua. No, vorrei anche lasciare un po' spazio ai temi veramente di questa serata, perché io adesso ho seguito con grandissimo interesse quello che hanno detto tutti, e sono anche d'accordo, perché anche da parte mia complimenti alle registe, perché il film è veramente da vedere, speciale, e invito tutti quelli, i nostri spettatori di fuori che non l'hanno visto ancora, si può vederlo ancora un paio di giorni. Grazie. Allora direi che apriamo la discussione liberamente. Chi vuole intervenire interviene. Abbiamo la chat dove chi ci segue da casa, insomma, può scrivere domande, osservazioni, commenti, o anche se qualcuno di noi, insomma, qui presenti ha delle osservazioni da fare. Or if you, Celine and Aline, would like to add something on the basis of what we said tonight, please feel free to contribute. May I say something? I just would like to promote a project, another film project, who tackles the question of the dying languages of this world. Every 2 weeks, one language dies in this world because the last person who speaks it dies. And there is a project that is called Speak to Awaken, who tries to let survive a language of a woman in Nepal, Kusundra, who sadly died, but the directors already registered her voice. And they are now trying to teach this language to people who are interested in. And with this, they use the artificial intelligence. So a computer actually who can generate the voice, and to make this, and that it can be a dialogue that you really learn it, they have to gather a lot of people who speak this language. So there is, you can go on it, there is a web page that is called Speak to Awaken, Now Hear Media. And you could borrow your voice to the computer trying to speak this language, which then will be gathered with all the other to make this language survive. So it's an experiment, and it is a way also to raise this awareness that languages are dying, and that it is a lack of diversity that we have in this world, and we should fight against it, of course. And perhaps this little project, which is a VR project, cross-media project, will help also to
to make this language survive. It's very beautiful. The sounds of that language is beautiful. So if you go there, it's a pleasure. Thank you very much for saying that. That would be quite interesting to experiment and see if we can learn a new language. And also using artificial intelligence, I think it's a nice way to use new technologies. I actually have a question if there are, I don't see any comments so far. To Celine and Aline, I wondered how you approach, I mean, in your documentary, it's clear that you take like an insider approach. So you're not distant, and also, of course, the fact that you use the language to interview or to talk with the person. So it's not so much that you take distance, but you are inside the story, so to say. So maybe if you could tell something about that. What are the advantages, but also are there disadvantages of taking up the perspective of the subject himself or herself, instead of, as documentaries, be like more observers? What is your perspective on that? Perhaps you can answer. Well, yeah. Well, for this film, it was since I was, we had decided, the goal was that I would speak Romansh with the people, it immediately creates a familiar connection, as the film says and as I experienced. So it wasn't even a choice, I would say. And also in general, the way we work, we like to have this connection with the people we work with and we are filming, because I think we always try to share some kind of intimacy, because this is how we work, and this is how things that are interesting for us can emerge, I would say. So the advantage, I think, is that that's the point. It makes it creates this intimacy, and I think when you reach intimacy, somehow it can connect to anyone. When you go to the smallest, then it would connect to the biggest. I don't know if you know what I mean. Perhaps as I was a bit more external with the language, what can I say about this? Advantage was that Aline has to speak has to understand every different Romansh, and that was very difficult. Sometimes she was saying, "But I'm not sure what the people say," and it was really a lot of work to be in with everybody. And somehow also during the editing, it was a bit complicated, because sometimes there is like a funny history about this, because we were searching for something very important at the end of the film that speaks about the link with the nature and the link between the landscape, this natural part of the landscape and the language. And we were sure that there was something, somebody was saying something about this, and we just go through every, because we write down every word of what the people were saying, and there was like just one or two sentences we couldn't translate, because we have always to contact people who understand every different Romansh to be sure that we understand everything, because sometimes just one word that changed like a part of the film, and there was like two words we could not translate. And we were searching, and at what point we say, okay, in fact, he's saying something about the fruit on a little tree. And that was the word we were searching for, like all the editing. And at the end, when we find the translation, we say, okay, it was like that. Then perhaps could be a part of the disadvantage with this link with the language. But maybe also what you were
by us getting close to the people is not only through the language, but I think it has to do with how we work when we make documentaries. Oh, I'm sorry. Real life entering the... Right. Yes, the getting close to the people is not only because of romance. Of course, it makes a difference in this case. But actually, when we work, we like to film people that we love, you know, and so that makes us close to them, and that gives this, I hope, this other thing to the film. So this is this is maybe. And we are not coming as journalists talking English or French or German with our microphone far away, you know. It's really, we wanted the film to be an inside film. Actually, there is a question that I see in the chat. Did you have the occasion to see what kind of impact the documentary had on the Romance speaking community, which is a very interesting question. Like, if you do a documentary, then is there like what effect do you have on reality? It's a very interesting question indeed. Actually, a year after the film had premiered, we went to Vrin, which is the village where the children live, because we wanted to share our film with this community there. So we organized a screening in the big gymnastic place. So yes. And pretty much all the village came, but that was nothing special for them. So they were, I don't know, because we were actually showing somehow their everyday life. So what people are really amazed about is the landscapes, is these tiny languages. This is all normal for them. So it was a really weird experience for us, but also interesting, and that's part of making films. So for them specifically, the film didn't make any difference, and I don't think they had any other ways. But then, for example, we know that the poet really loved the film and that he recognized himself in what we had made, because he was really afraid that we would make kind of a folkloric thing. He had had bad experiences before. So, but then I think for people speaking Romance, it is a strange experience to see this film. So the feedbacks we have so far, I don't know, it's hard to say. Yeah, but perhaps for people themselves, that it's romance, it doesn't, it's not as much as interesting as we are when we are outside. But what we can say about the, I think it reveal an interest about this language also for the French part of Switzerland, and that could help also to understand, in fact, the complexity of this minority language, to understand that it's not just one version. I think it's very important for to save a bit more this language. It's difficult to say exactly what are the impact of a film like this on the reality, but I think it only share the existence of something. Even if we are making a film about something else, we also just share the voice of people and share the existence of a language, of a person, of a point of view, and then it could help to sustain, I don't know, other minority language, or to then you prendre conscience, you are then more aware about the existence of this type of minority, but it's difficult to say exactly the impact, but I think it's the same for everything. Every film you made, it's difficult to understand really the impact. My first film is about schizophrenia, and I think, for example, you can say, okay, what
could change a film like this. I think it could change the vision you have on something, or make you understand more a reality. Yes, yes. Daniela, posso fare un commento? Ok, scusa. Prego, prego. Ah, ecco. No, well, I just wanted to do two comments on this very beautiful documentary. I have to admit that watching this film threw me back to my childhood and to my roots. Well, I didn't lost my roots. I haven't lost my roots yet. But I was really charged with emotion watching this film. And I saw a lot of parallels between the reality you show in the film and my own reality. So there are two points that I would like to kind of point out that are to me very, that were very funny to me. One thing is the, I can't remember who said it. I think it was the child who defined the Romance language being a secret language. So the fact that you grow up in this small valley and you know that when you are living this valley, you enter the big world, still being a small person with a small language, but you know that this small language, nobody understands it. And you can speak about everything. You can speak about everybody. You can even speak about a person who is physically next to you and he wouldn't know that you are kind of gossiping about him. So I think this is very funny. It may sound a bit banal, but I think that speaking a language that very few people speak can even be very practical. And connected to this, another aspect that I found very funny is the moment where the woman who comes from Zurich, the German woman, says, she's speaking about her flowers, and then she says, what's the Romance word for a sort of a flower? And so this, we are very flexible in switching to other languages when we don't know the word in Latin or in Romance. So I don't know the word in Latin is a sentence that we use very often in everyday language, because in some domains, Latin words are still missing, or maybe they are not missing, they are in dictionaries, but we don't use them really. So I found this I had to laugh when she said this, because I think that this might sound a bit weird coming from a person who used to teach Latin at school, but I think that the ability to be very flexible in changing languages so easily when you have a lexical gap should not be seen as not be seen so bad as it is usually considered. So I have a question referring to this. Did you have the impression that when you were interviewing Romance people, they kind of wanted to speak a perfect Romance language without using strange words? Or did you have the impression that they just spoke out of their heart and they didn't care about how they... Yeah, I think she's might have some connection problems, but the question I think was kind of clear, right? Yeah. Right. Maybe but we should wait until she comes. Yeah. Vediamo se eccola, ritorna. Sta ritornando. Hello. I think it's a question, even though at the end. Mm-hmm. But regarding the people that we met, I think they really spoke with their heart. Mm-hmm. It wasn't the point for them to be perfect Romance. That was not that didn't come into the picture. So, but that's because we chose these people. I think you might meet quite a lot of people. Who would defend the language, the Romance language, who would be trying to speak the perfect Romance with absolutely no German or Italian word in it, but that's not the case with the people we met. First of all, most of them speak a very good Romance, and then they don't need a lot of outside words, but if they do, they wouldn't mind using them. Okay, yes, I think this was important point of your film,
that you, we as a public, we really felt this, that they spoke out of their heart. So that they just, that, yes, Romansh is not just a language, it is an identity. It is more than just a speaking language. So I think this is, was a point which was very felt in the film. So at least I felt it. I think also what we said before, that Aline make an effort to speak Romansh, was also something that people wanted also to give something. They are also like generous, really generous with us. And also they don't mind if they really don't speak exactly Romansh, because as I don't understand everything, and the sound engineer doesn't understand anything, and Aline was trying to understand everything, then they perhaps they speak also with the art, but also with somebody who is outside, and perhaps if we just film like situation of a family talking all together Romansh, it's all also perhaps something different. Perhaps it's they don't mind speaking the good Romansh, but perhaps they make an effort to be clear, and as you make when you speak with somebody, you don't speak exactly the same language, perhaps. But in order to help us, not in order to be the perfect ambassadors for women. But that's something that we wanted to show, that it's, the language is alive, and it is a neighbor of major languages. So that's also why we have this sequence when Andriu, the little boy, makes the football match in German, and that's to show that the German is there, and the children, they use it to play, and it's part of their life, and you cannot avoid it, and that is what makes the language alive, actually, also. Mm-hmm. Okay, Daniele. But eventually, if we want, as just a last question in the comments by Nicole, and the question says, if I understood well, editing the documentary in Barcelona represented an interesting opportunity for the directors to compare the situation of Romansh and their representation of it with that of Catalan. And if you have comments, can you say something more about this aspect of your experience? And yes, I did. And eventually, if I may add, the editing in general, as the experience of this specific documentary, what if you want to add some comments to this? And then, perhaps I can begin to explain how we make. Made it to make this editing. What is perhaps interesting to explain is that we make, in fact, two films. One you haven't seen, a short one. In fact, we received money from the Romansh television, and at first it was the only one who gave money to us to make the film. And then we make the shooting with this money, and saying to people, okay, perhaps come with us. If we have money, we will pay you. And if we don't have, then if you agree, we begin to work together. We only do that with the sound engineer, and we make a first version of the film, who was a short film, only focus on the relationship with Romansh, between Aline and the Romansh. Then we put in the film like photo from her family and explanation of her childhood and everything, because Romansh Television said, your project is very interesting and I think you have to do it, but for us, for our television,
you have to speak of only your situation because it's what will interest our spectator on the television. It's because obviously a film about Romansh for Romansh speaking television is not very interesting in itself. So that's the reason why they wanted us to focus on my experience and my point of view. Yeah, and then we make this first editing and it was a bit like we make five or six months of editing. In general, we make like 6 months of editing. We're a bit slow. Huh? We make like not slow food, but slow movie, really. And the editor is very, very great. But we are really slow because we take time of, as I said before, translate everything and put the film upside down. And what was also a big deal was the writing of the voice. The voiceover, even if there is not a lot of voiceover, it was like the first film and the second film are really voiceover totally different, and it was we really write down this voiceover together, because for the second film it was important that it's like really an outside point of view, and for the editing then. Yeah, we really choose to work with this editor who's called Antonio Trullien because we know him as an editor before. We know he could take in charge this editing and have this way of doing really slowly also, but also because he was speaking Catalan, as I said before. And we also have a co-production, really smart co-production with TV3, with the television in Catalan. And then that's why we go in Barcelona to edit. And then we were like in a bath of language who was interesting to continue this work thinking about our relationship with the language more deeply than if we were in Geneva or somewhere else in Switzerland. I don't know about Catalan if there is something. Yes, I think I missed the very beginning of the question about Daniele, what was it? No, the question was if eventually the representation, if you had comments on the representation of Catalan in Catalonia, in Barcelona, compared with the representation of the situation of Romansh in Grisum, in Graubünden, if staying in Barcelona had some. Okay, but yes, but there are two steps with Barcelona. The first one was before the film, when I made this year abroad during my university studies. And yes, actually, as I said before, that was really a turning point between for myself with my relationship with my own language. Because, because seeing people struggling to defend their languages, you can be with or without them. I mean, I don't support everything Catalan people do, but still it was really interesting. And also I was really so happy that I could so easily understand Catalan, because I had also some of my classes in Catalan, and I was really kind of proud that my mother tongue would help me to understand this language, because it actually never really helped me for a specific language. It helps to be bilingual in general, but Romansh never helped me in my professional or student life. And that was really a turning point, yes. But then again, the situation is so different. The Swiss people towards Romansh and Spanish people towards Catalan. But that's also what was interesting. Well, thank you. Merci. It's I don't want to be impolite or rude. It's 8:30, so this also sì. Non voglio nemmeno abusare della disponibilità delle nostre sì. Ospiti.
nonché di noi. Quindi innanzitutto chiedo a tutti se volete aggiungere qualche commento, qualche cosa, osservazione. We wanted to thank all of you for this very interesting moment because it's we are really thankful to have the opportunity to share our film with people so different and who have so interesting point of view about what we've made. So that was really a great moment. Thank you very much. Yeah, thank you. It was really great. Thank you. And in this respect, for everybody is watching now, I would like to remind that the film is still available for a couple of days, mm-hmm. as also Hélène said. So just please check out on our social networks. Il film è ancora disponibile e visibile per almeno 3 giorni, quindi tutte le informazioni sono sui nostri profili social, anzitutto sul profilo di Bolzano Film Festival, da quale va questa diretta. E quindi questo è un'informazione, quindi spero che qualcuno si sia incuriosito e nei commenti mi sembra di sì, e quindi che andrà a vedere il film. E ricordo anche che la call di Piccole Lingue Doc è ancora aperta, The Call of Small Languages Doc, Piccole Lingue Doc, is still open. Eventually, Aline, if you have people in Norway, if you want to diffuse it on votre réseau, si jamais, that would be great. Io vorrei ringraziare veramente tantissimo Aline, Céline, per essere state qui con noi. Merci. E spero di rincontrarvi presto in qualche festival con qualche lavoro. Oh, very much. Oui, aussi. Ouais, plaisir. Avec plaisir. E Silvia, Eleonora, Daniela, Heidi, Hélène, Ruth che compare e scompare in questa diretta. Grazie infinitamente. Mi spiace che non ci sia Ruth, quindi io devo chiudere dicendo Mandy, sì, nella mia lingua. Ecco. Ecco la Ruth. Un saluto. Okay. Mandy, arrivederci, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. A bientôt.